tutta sta gente cosa ci fa qua? Chi è questo qua? Mi piace. C'è un level of detail orribile. Questo qui l'abbiamo visto modificarsi 3 volte praticamente. Ok. Ho avuto una dispatch, come si chiama? Non informazione, è un altro il termine. Sarebbe messaggio. Dispaccio sarebbe, ma in realtà, vabbè. L'azienda praticamente ha detto che c'è una fuga di gas. Premises. Che on the premises sembra che dica sul, come dire, sul molo, no? Cioè sopra qualcosa. In realtà, in questo senso, sarebbe un locale. E ho bisogno di passare di qua, per questa fuga di gas. Perché deve passare di qua, nel Gran Tojo? Cioè, che è questo qua? Ok, questa non è una cosa che ci interessa, così ti suggerisco di girare e... Ma se voi lo ignorate, io perderò il mio lavoro. Ma in che senso? Cioè, sta cercando qui dentro una fuga di gas? Cosa? Ehi, tu, stupido idiota, ascolta, noi siamo... D'accordo, non mi avete lasciato nessuna altra scelta. Ma che diavolo stai facendo? Ehi, stai bene? Ok, dannazione, sapevo che questo era... Questa puzzava un po'. Fermatelo. Ok. Qualche tipo di assassino... Di assassino... Non andrà oltre me. Che è sto tizio? Misterioso assassino. Un pazzo più che un assassino. Ah, aspetta, che eravamo rimasti giù da eoni fa. Allora. Vai, consumiamola tanto. No, non ce l'abbiamo? Questo. Ok. No, cavolo, questo non era un muro. Non potevi farmi... che caso... Che cosa un po' ridicola. Tanto vale che ci curiamo di nuovo. Allora, ma chi è ste scemo?
Perché lui potrebbe essere stato mandato dall'alleanza Omi. Per far che? Che diavolo è? Non che importi. Insomma, lo pesterò finché non me lo dirà. Grazie per il suo aiuto, quarto presidente. Ok, Clan Tojiro verrà. Starà. Cioè, diventerà. Cioè. Verrà assaltato da ogni angolo ora. Per cui state attenti. Tenete insomma stretta la sicurezza. Sì, signore. Vabbè, sta scena praticamente è solo per dire che siamo appunto in pericolo. Boh, vabbè. Ok, torniamo. Potevo fare una cutscene, era meglio. Sayama, che succede? Che succede? Oh, te lo dico io cosa succede. Allora, tu non capisci la posizione in cui sei. Sparire ancora in quella. Cioè, sparisci ancora in quella maniera e io. Vabbè, tu eri inconscia. Cosa dovevo fare? Stare a guardarti mentre dormivi? Diciamo solo che praticamente hai usato la tua carta per uscire dalla prigione a gratis. La carta gratuita per uscire dalla prigione. In ogni caso, dove sei? Sono fuori a Camoroccio. Perfetto. Vuoi farmi un favore? Cos'è che vuole? Vuole un gelatino? Ok, poi prendere co alcune cose per me. Vuoi che io vada a fare le spese per te? Ascolta. No, rendiamo questa cosa più imbarazzante di quanto non sia. Ho bisogno un po' di intimo. Cosa vuoi? Un pizzo? Che colore? Rosso? Rosa? Aspetta. Questo è uno scherzo. Vabbè, ma dovrà pure cambiarsi, oppure magari. Non so se l'è fatta addosso. Non lo so. Guarda. Io non sapevo che sarei rimasta a Camorocci in questa maniera. Così. Vabbè, tu sei quella che sei venuta con me. Sei tu che sei venuta con me, voglio dire. Ok, e mentre tu sei fuori, io potrei bere una birra? Nani. Seriamente? Ok, quindi un po' di intimo e di birra. Ecco due cose. Ce la puoi fare? Ascolta, io non sono il tuo personal. Com'è che c'erano? Mi ricordo che qualche anno fa, adesso non so se esiste più, il personal shopper, no? Che se che era. Mi ricordo che era nata questa figura qua dei tizi che andavano a fare le spese o accompagnavano le signore anche per decidere che abiti comprare, per esempio. Un attimo. Claudio dice. Si considera che, cioè, anche lei intima, sì. Se si considera che Kirio ha sempre sui stessi vestiti da 30 anni, voglio dire, anche lei può farcela a tenere su la biancheria per un giorno in più. A meno che, bevendo la birra, dice, perché io voglio bere la birra, però poi non si sa mai. Magari sporco la biancheria. Oh, scusa, cosa? Breaking up, cosa intendi in questo senso? Cosa intenderai in questo senso? Breaking up. Cioè, ti sto rompendo? Ti stai rompendo? Ti ringrazio, ci vediamo presto. E forse era per tagliare corto, come dire, ok.
Lui stava dicendo: non sono il tuo personale. E ha detto: ma sì, non rompere, ci vediamo presto. Ma cioè, su che base andiamo a comprare la biancheria? Scusa. Ok, cosa che vuole qua? Ma perché continua a ripetere le cose che sappiamo già? Se tu ottieni un nuovo abito, puoi usare la stanza di attesa a Serena o alla Aoi per cambiarli. Ah, ok, però puoi cambiare il tuo vestito praticamente solo nella Premium Adventure. Che cos'è la Premium Adventure? Quando hai finito il gioco? Quando lo rifai? Vabbè. Allora. Dai, andiamo. Anche perché in realtà qua. Abbiamo, in realtà abbiamo anche qua le secondarie, mi sembra. Per esempio, questa forse è una. Proviamo ad andare a vedere un attimo così. La Premium Adventure è quando è finito il gioco. Cioè che ti puoi continuare il gioco dopo aver finito la storia principale, sostanzialmente. Oi. Hai stronzo. Tu non te ne puoi andare via così facilmente. Contro tutte le avversità. Io non stavo cercando di andare via, Mitsui. Ho un rimpiazzo pronto. Come posso essere dimenticato? Perché voi non aspettate all'interno, ok? Tutto, vabbè, probabilmente stanno parlando di una ragazza che c'è all'interno del bar. E si vede che ne vogliono una che in questo momento non c'è, forse. Ok, smettila di svicolare da questo. Ehi, ecco ragazzo, lui è il mio rimpiazzo. Ok, no, non cercavano una ragazza. Scusatemi. Bene, immagina. Takasago stava dicendo la verità. E lui è il mio uomo, in carne e ossa. Tu giocherai per lui, sì? Ma di che state parlando? Loro hanno ragione, vero? Loro hanno ragione. Tu sei qui a giocare a Mahjong per me, sì? Oh, santo cielo, no, ancora un minigioco. Io non so nemmeno. Tu mi stai rompendo le palle qui, uomo. Che senso? Ok, ci penserei due volte. Io ci penserei due volte se fossi in te. Il nostro amico qui, Takasago, insomma, è un vero duro praticamente. You pinch it for him, no? Cioè, cosa stai dicendo? Tu devi giocare per lui ora. Tu inizierai a 1000 punti. Perdi anche solo una mano e tu hai finito. Nani. 1000. Casino. Ok, ti servirà un dio del Mahjong per, insomma, vincere qua. Mi dispiace Takasago, ma tu sei praticamente morto. Diavolo, voglio rendere questa cosa ancora più interessante. Se vincerai, noi, come dire, cancelleremo ogni debito di questo tizio. È una grossa chance, no? La prego. Ti prego, mi aiuti. Farò qualsiasi cosa. Ho doubled. Vediamo. Vabbè,
Praticamente dice, io mi sono solo un po' dilettato nel Mahjong, come dire, non è uno che ci gioca, insomma. Ok, ma se tu non farai questo, io sarò finito. Chissà cosa mi faranno quando io non potrò pagare. Vabbè, sono affari tuoi, voglio dire, ti fregano. Allora, se noi, penso che la missione rimane, no? Se noi, voi avete preso il ragazzo sbagliato, presumo che rimanga, ovviamente. Anche perché adesso non ho voglia di far giocare a Mahjong. Vabbè. Aspetta. Ok, pianta di lamentarti, bastardo. Torniamo dentro e finiamo questo dannato gioco. Vediamo. Sì, ok. Appunto vince Mahjong per questo tizio pieno di debiti. Niente, praticamente stavo giocando a Mahjong, si vede che lui stava scappando. Poi è partita la missione con noi, praticamente. Comunque è carino come posto. Insomma, rispetto a Kiwami 1 c'è una bella differenza, non c'è dubbio. Allora niente, andiamo a vedere questa cosa qua del compriamo la biancheria qui da Quixote. Van bene questi. Ah, eccole qua. Ma scusa un attimo. Voglio dire, io non posso lasciarla solo con i pantaloni verdi e senza reggiseno, no? Non si può. Vabbè. Poi voleva anche una birra, mi sembra, no? Ok, questa. Insomma, le donne ti costano sempre, non in casa. Che vuole da noi? Mica siamo il suo ragazzo. Ah, è mezz'ora per partire, santo cielo, ma quanto odio che esca la Y, ma spesso non fai a tempo. Non ho capito cos'era riferito anche nei giochi. Un'altra, eccoli qua, stiamo distanti perché se premo A poi interagisco con loro, anche questa scelta nell'altro nel Kiwami 1 potevi usare il grilletto destro oppure premere A per correre. Il problema è che io avrei lasciato solo il grilletto destro e basta, perché il grilletto A è per interagire, cioè quindi tu correvi, passi vicino a qualcuno, tu ci parli insieme, no? Come dicevo, sono un po' raffreddato. Niente tosse, niente mal di gola, niente di niente, però un po' di. Questo negli ultimi 4 anni. Allora, vediamo. Qui è chiuso. Vediamo andare su qua, no? No, ci fa. Beh, perché diciamo che il locale è chiuso, quindi bisogna passare da dietro. Eh sì. Anche Matteo dovrebbe saperne qualcosa. Sono tornato. Dove sei? Dove è andata?
Ah, mi sento bene. Ero così sudata e sporca. Mi sembrava di aver fatto una sauna o qualcosa del genere. Ma al posto più vicino aveva una doccia. Al posto next door vuol dire la prossima porta. Così insomma mi sono aiutata, ne ho fatta una insomma. Immagino che questo posto era questo posto penso che era usato come bordello. Sta parlando del posto qui vicino, ma non capisco, cioè c'è un posto qui vicino e lei è tornata a casa col grembiule, cioè col l'asciugamano. Ma di cosa sta parlando? Non ho mai visto così tante docce messe insieme. Porta accanto, sì. Ma a cosa si riferisce? Cioè, boh. Attraverso quella porta lì c'è un bordello. C'è di là c'è un corridoio con un bordello. Ok, nel Kansai noi avremmo chiuso in un attimo. Quindi ti senti meglio allora? Sì, finalmente la mia febbre è andata. E la mia spalla è buona quanto. È come se fosse nuova. Mi è bastata la doccia. Mi sento pronta. Lì è andata troppo veloce. Ok, molto bene. Sì, devi ancora prenderla con calma, insomma. Grazie per aver portato quella roba. Ah, non si fa problemi, eh. Oh. Ehi. Ok, io so che tu mi stai seguendo qui solo per scoprire un po' di cose della storia del Tojo Clan. Ok, con lui in custodia io posso avvicinarmi al Clan Tojo. Quindi o lei è una figlia di qualcuno. Okay. Qualunque cosa succeda, io finalmente sarò vicino abbastanza per poter scavare, indagare. Non volevo ascoltare. Noto che la colonna sonora, qualche musichetta nuova l'hanno introdotta ed è anche piuttosto carina. Se sapevi questo, perché allora mi hai permesso di seguirti a Kamurocho? Perché è un problema del clan Tojo. E tu sei curioso? Un poco. Vorresti dire cosa intende?
Melodire, sì, è quello, però volevo dire, me lo diresti, ma cosa? Le cose che scopre? Forse questo, me lo diresti, boh, vediamo un attimo. Esattamente come mamma ha detto. Io sono cresciuta senza conoscere i miei veri genitori. Ok, mi è stato detto che loro si erano ammalati e sono morti prima, mentre io ero ancora una bambina. Ma diciamo così, ho sempre pensato che mamma stesse nascondendo qualcosa. Quindi probabilmente è anche la ragione per cui è entrata la polizia, eccetera. Il Claudio dice, me lo dirai cosa vuole dal clan Tojo. Sì, però mi sembra un po' strano, cioè. Sì, perché il discorso era quello, lui diceva, sono curioso, quindi. E ha detto, perché mi hai fatto venire qua? Perché è un problema alla fine del clan Tojo. E poi ha chiesto, ma sei un po' curioso? Sì, e quindi me lo dirai. Vediamo. Poi un giorno ho sentito mamma urlare al telefono. Cos'è che hai sentito? Cos'è che sei riuscito a sentire? Sì. Ah, il clan Tojo che ha reso la vita di Kaoru un inferno. Il clan Tojo è responsabile. E sono sicuro che lei stesse parlando con qualcuno che conosce il mio passato. E questo era 10 anni fa. Allora, io l'ho chiesto centinaia di volte, ma lei non me l'ha mai detto. Non mi ha mai detto nulla, insomma. Non mi ha mai risposto. Lei ha sempre detto, conosce queste cose non ti renderebbe più felice. Sei sicura che non è semplicemente un'incomprensione? Io posso leggere mamma come un libro e lei sta nascondendo qualcosa. Un attimo. Cos'è che intende esattamente? Ma mi sta uccidendo a continuare a perseguitarla. Questo che sta dicendo, mi sembra un po' strano. Ok. Così, cioè, praticamente sono entrato nella polizia sperando di scoprirla da sola. Sì, vessandola, insomma. Ok, tu pensi che Clan Tojo ha ucciso i tuoi genitori? Dopo tutti questi segreti, non è la conclusione più naturale? Ok, ora ha un po' più senso. Tu hai usato questa custodia protettiva, tra virgolette, come una copertura per avvicinarti a me.
相手に手の内がバレちゃ、刑事。Storm Cop, perché Storm Cop? Posso intendere che poliziotto sono se tu puoi leggermi così facilmente? Perché Storm? Non è che io non posso simpatizzare con te. Beh, lo sappiamo già. Sappiamo cosa è successo ai suoi genitori. Ne ho uno anch'io. Un segreto, voglio dire. Qualcosa del tuo passato? Sì. Ma quando ho saputo la verità, mi ha portato solo dolore. Mi sto emozionando. Mi sarebbe piaciuto, insomma, che non l'avessi mai scoperto. Questo non è possibile. Non è meglio che qualche segreto non venga, insomma, scoperto, che non venga... Che qualche segreto non rimanga segreto alla fine. Parla come un uomo che conosce il suo passato. Immagino che questo sia giusto. Nel senso che la definizione sia giusta. Vabbè. Ehi. Ho un posto dove devo andare. Oh sì, dove? È un po' una bambolina, eh. Il posto si chiama Purgatorio. Purgatorio? Sembra... Allora, Sherry, cosa dire? Divertente, cos'è? Sembra carino. Allegro, ok. Sembra allegro. Dov'è che è? Beh... l'ingresso è nascosto in un bagno pubblico vicino a un parco. Davvero? E cos'è che troveremo in questo purgatorio? Perché parla plurale? È un piccolo angolo del sottobosco. Tu non puoi mai saperlo. Cosa troverai, intende? Non sono sicuro di capire, ma verrò comunque. Muoviamoci. Allora, vorrei capire fino a che ora potete stare? Visto che è già ormai mezzogiorno, praticamente. Per regolarmi, insomma. Cos'è che sta facendo lui al purgatorio adesso? Intanto iniziamo ad andare.